Ciao, come state? Bene? Camera, luce soffusa stasera da una tristissima camera nell'ancor più triste Hannover, in Germania, dove sono per lavoro e per questa mission di lavoro mi sono portato per qualche fumatina estemporanea, tipo quella di stasera, un tabacco che effettivamente è stata una piacevole scoperta. È stata una piacevole scoperta, tra l'altro vi faccio vedere di che tabacco parliamo. Parliamo del McBaren Golden Blend Ready Rubbed. Tabacco che, perché è stata una piacevole scoperta? Perché questo è un tabacco che mi ha regalato, quindi è totalmente casuale il fatto che io lo abbia, mio fratello, che come vedete lo ha preso non in Italia, ma l'ha preso in Belgio. In Italia credo che sia un tabacco venduto esattamente nello stesso formato, quindi in busta, credo che in Italia sia venduto a un costo intorno ai 12 euro. E che devo dire, su quale devo dire avevo più di un pregiudizio. Il primo è dovuto, ahimè, qui sbaglio io, perché poi nonostante ho avuto più di una riprova da questo punto di vista continuo a fare spesso e volentieri questo errore, è un tabacco in busta. Gli do sempre in parte meno valore di tabacchi invece venduti in tin. Eppure è un tabacco interessante, perché è un tabacco di Virginia e Burley, che nelle miscele naturali è una di quelle che sicuramente incontra maggiormente il mio gusto. Non mi convinceva molto perché mio fratello mi regala questo tabacco dopo averne fumato forse 4-5 cariche, perché mi dice è troppo dolce, non mi piace. Mi vado ad informare in primis su Tabacco Reviews, poi vado sempre a vedere anche altri siti, però Tabacco Reviews è un po' il primo sito che vado sempre a consultare, perché è un po' un must della pipa, e poi ci trovi sempre tutto, compresi i commenti delle persone. E effettivamente qui ho trovato una prima già particolarità di questo tabacco, cioè su Tabacco Reviews è recensito come un tabacco che è basato su Virginia Burley, Burley based, ma con un topping al cioccolato. E quindi ho detto, ecco là, questo è l'ennesimo panettonaccio natalizio. E quindi l'ho così affrontato. Vabbè, classico tabacco robusta, come al solito. In verità poi la prima cosa che mi ha fatto ragionare, perché anche in altre occasioni è stato così, effettivamente questo è un tabacco che in alcuni paesi è venduto in questo formato qui, come in Italia, ripeto, più o meno credo intorno ai 12 euro da noi. Ma effettivamente questo è un tabacco che all'estero, sicuramente in Germania, sicuramente credo in Spagna e quant'altro, questo è un tabacco che viene venduto in tin di latta, e questo è un qualcosa che deve, almeno nella mia esperienza, far pensare, perché tante volte sono tabacchi eccellenti che per una qualche ragione, probabilmente commerciale, di esportazione, di costo, non saprei, in dei paesi invece è venduto come tabacco da busta, che automaticamente lo pone, o me lo pone nel mio caso, come un tabacco un po' di seconda fascia. Quando però sono tabacchi che all'estero sono venduti in formato da tin, già la domanda uno se la deve porre, perché alle volte ci sono delle vere e proprie eccellenze che non so perché poi qui arrivano in busta, e quindi automaticamente uno le bolla come tabacchi inferiori. Quindi, partendo da questo elemento, tabacco robusta, partendo dal fatto che lo dava come mio fratello, dava questo parere di un tabacco troppo dolce, il Tabacco Reviews era dato con un topping al cioccolato, capisci? Che ho detto, fammelo provare, perché tanto se lo devi buttare lo provo, però magari mi faccio un paio di fumate e lo butto anche io. E invece l'ho finito, manca veramente forse una carica, è rimasto proprio là il fondo. Tabacco, come potete vedere, vediamo se riusciamo con questa luce, si vede male, vabbè, marrone tendente allo scuro, non particolarmente scuro, quindi sicuramente Virginia Burley non sono due tabacchi certamente scurissimi come colori. Effettivamente, annusato, l'odore di cioccolato c'è.
ed è anche piuttosto importante, cioè si sente nettamente l'odore di cioccolato. Cioccolato fondente, anche un fondente abbastanza spinto. Se avete presente sono i novi, quelli che danno le percentuali, direi che questo profuma come un novi a oltre l'80% di cioccolato, in un bel tabacco amaro fondente. Buon odore, c'è anche un po' di frutta secca, probabilmente del barley, e poi qualche sentore del Virginia, ma su tutto c'è questo aroma di cioccolato presente, non c'è dubbio, c'è. Accendo, metto questo tabacco che ormai non si vede più, però in verità è ready rubbed come indica la busta, ma in verità ha un taglio ancora più grezzo, quasi un broken flake in verità nella sua principale, quando diciamo lo prendete che è ancora intero. Aperta la busta, effettivamente è venuta fuori la prima discrepanza, cioè almeno qui il produttore di questo tabacco non cita minimamente il tema della cioccolata. Dice che è un blend introdotto già dal 1952, fatto con una selezione speciale di tabacchi barley scuri, mixati con un tocco di Golden Virginia, pressati e messi appunto in busta. The large slices are cut and partly rubbed up to give the well-known burn. Quindi diciamo lavorati e conservati in modo da avere una combustione perfetta. E su questo siamo effettivamente d'accordo. Tabacco in cui uno dei suoi punti di maggior positività e di eccellenza per me è proprio la sua combustione. Un tabacco che brucia egregiamente in pipa, si accende facilmente e va avanti. Peraltro in questo suo taglio praticamente di broken flake devo dire che garantisce anche una bruciabilità molto costante, che non scalda mai particolarmente. Peraltro l'ho trovato anche ad un'umidità perfetta, soprattutto inizialmente, poi l'ho tenuto in busta, fumato, l'ho finito in 4-5 giorni in verità, e devo dire che man mano, ma quello diremo nelle note ahimè negative, si è andato poi pian piano a seccare un po' di più, ma appena aperto era perfetto. Come è infumata? Infumata è un tabacco che effettivamente fa completamente sparire innanzitutto questa nota di cioccolata. Quindi tra la recensione di Tabacco Reviews e quello che dice McBaren sulla sua busta o sulla sua tin, se lo trovate in tin, do ragione a McBaren. Qui il cioccolato è una nota olfattiva, non una nota di sapore. O meglio, la nota di sapore di cioccolato potrebbe anche esserci in parte, ci sono quei retrogusti un po' che rimandano al cioccolato, però effettivamente sono quei retrogusti che spesso i barley e i Virginia hanno naturalmente. Quindi dire che questo è un tabacco aromatizzato, proprio no. Dire che è un tabacco aromatico con una nota aromatica di cioccolato, forse sì, più all'olfatto che al sapore, con poi una base che è una base di Virginia Barley piuttosto classico. Quindi io lo posiziono decisamente tra gli aromatici naturali. E qui diciamo la prima nota, almeno la mia, poi se l'avete fumato ditemi anche la vostra. Come di sapori, è un tabacco piacevole, non un'eccellenza, su questo diciamo non è certamente, è un buon tabacco, a 12 euro è sicuramente un buon acquisto. Se ne spendessi 20-22 magari per una tin in Italia, probabilmente non lo so. Ci sono i classici sapori del Virginia, ci sono quei sapori di frutta secca, di nocciola tipici del barley, c'è questa nota di sottofondo di cioccolato, che più che cioccolato di per sé, che ogni tanto ha anche questa sua sfaccettatura, effettivamente dona una sorta di dolcezza di base alla miscela. È un buon e piacevole tabacco. Io l'ho trovato estremamente simile
al Park Lane 7, anche quello Virginia Barley. Per me il Park Lane 7 è un pizzico sopra, almeno un mezzo punto, un punto in più, anche pieno sopra questo. Però devo dire che se in Italia cercate una miscela come questa, è una buona sfida, e se vi è piaciuto il Park Lane 7, questo è un tabacco che io vi suggerisco vivamente di provare, perché è un tabacco estremamente piacevole, non particolarmente carico dal punto di vista nicotinico. Direi che si posiziona a metà su una scala 0 di 1,5, quindi 2,5 sostanzialmente, sul blog l'ho recensito così, e quindi è un tabacco che piacevole, riempitivo, ma adatto ad ogni momento della giornata. Quindi anche per me è stato un compagno interessante un po' di tutta la giornata. Dopo un pasto, durante la giornata, anche nel periodo caldo, anzi forse questa sua nota un po' dolce tendenzialmente lo fa prestare bene ad un periodo estivo, ad un tabacco abbastanza spensierato, come direbbe il buon vecchio Moreno. Spensierato, lui lo usa questo termine più volte per questi tabacchi, diciamo tra virgolette leggeri, non leggeri in termini di corpo, ma leggeri in termini di sapore. Che note negative gli do per non rendere un tabacco eccellente? Un buon tabacco non eccellente non fa gridare al miracolo. Sicuramente c'è un tema di evoluzione, non è un tabacco che evolve, anzi, cioè, più che altro devolve, non evolve, nel senso che è un tabacco che a me ha la sua principale nota negativa, è che i suoi sapori vanno man mano a perdersi, man mano che si va avanti nella fumata. L'ultimo terzo di fumata, soprattutto se fumato in maniera troppo forte, troppo accanita, li fa perdere troppo facilmente. E poi quello che vi dicevo all'inizio, un tabacco che man mano che è rimasto aperto è andato sempre più a perdere sapori. Era molto più buono all'inizio, era molto più buono quando era caricato praticamente a pezzettoni, proprio come un broken flake, sia per la durata sia proprio per i sapori. Erano più piacevoli, erano più intensi ed erano più duraturi. Man mano che si è seccato ha perso un po' questa sua nota. Questi sono principalmente i suoi difetti, non è poi, come vi dicevo, un tabacco dalla grande evoluzione, fa quello che deve fare dall'inizio, la fa sempre uguale, non c'è particolare piacevolezza nel cambiare i sapori o gli aromi. Se vi piace, vi piacerà quasi sempre, se non vi piace, non vi aspettate grandissime cose. Null'altro, ripeto, se siete appassionati del Park Lane 7 vi credo che vi soddisferà piuttosto bene, potrebbe essere un'alternativa molto interessante, non raggiunge le vette di Virginia Barley più buoni, però al prezzo a cui è venduto sicuramente si può testare. McBaren Golden Blend, io vi saluto su questa ultima nota e vi rimando a leggere il blog, a iscrivervi, a fare tutte le consuete cose che volete fare, se non le volete fare come vi pare, e noi niente, ci vediamo alla prossima, va bene? Ciao!